Preparatevi per una rivelazione che sconvolse il mondo intero. La figlia di Gianna Nannini ha finalmente rotto il silenzio, portando alla luce verità che nessuno si aspettava. In questo video approfondiremo le sue emozioni più profonde, esploreremo il dolore e le battaglie che ha dovuto affrontare e scopriremo il coraggio necessario per alzarsi e condividere la sua storia. Se hai mai affrontato momenti di silenzio e dolore, o se cerchi ispirazione per trasformare le tue difficoltà in punti di forza, questo video fa per te. Unisciti a noi e scopri come la verità può liberare e come la resilienza può trasformare la vita. Gianna Nannini, un'icona della musica italiana, è conosciuta non solo per la sua voce potente e le sue performance energiche, ma anche per la sua riservatezza riguardo alla vita privata. La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, ha sempre catturato l'attenzione dei media e dei fan, curiosi di scoprire ogni dettaglio della sua esistenza. Tuttavia, Gianna ha sempre mantenuto un velo di discrezione sulla sua famiglia, proteggendo soprattutto la figlia Penelope Jane Charlotte, nata nel 2010. La nascita di Penelope è stata un evento straordinario nella vita di Gianna, che a 54 anni ha affrontato la maternità con determinazione e amore. Per molti anni, la cantante ha scelto di tenere lontano dai riflettori la figlia, evitando interviste e apparizioni pubbliche che potessero invadere la loro privacy. Questa scelta, seppur comprensibile, ha alimentato ulteriormente la curiosità del pubblico e dei media. Ma, recentemente, Penelope ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua storia, sorprendendo il mondo intero con le sue rivelazioni. Questa introduzione segna l'inizio di un viaggio emozionante attraverso le parole di Penelope, che ci permetterà di scoprire non solo il rapporto unico con sua madre, ma anche le sfide e le pressioni vissute crescendo come figlia di una delle più grandi star della musica italiana. Prepariamoci a esplorare insieme questa storia affascinante e a conoscere meglio Penelope, una giovane donna pronta a farsi conoscere il mondo. La vita personale di Gianna Nannini è sempre stata avvolta da un alone di mistero, un contrasto affascinante rispetto alla sua immagine pubblica vibrante e carismatica. Nata a Siena il 14 giugno 1954, Gianna è cresciuta in una famiglia che, sebbene avesse un'azienda di dolciumi di successo, incoraggiava fortemente l'indipendenza e l'espressione individuale. Gianna ha mostrato sin da giovane un'inclinazione per la musica, un'arte che sarebbe diventata la sua ancora di salvezza e il suo principale mezzo di comunicazione con il mondo. Ma dietro le quinte del successo professionale, la vita di Gianna è stata segnata da eventi personali significativi e, a volte, difficili. Uno degli aspetti più rilevanti della vita privata di Gianna è il suo percorso verso la maternità. Gianna ha deciso di avere un figlio in età avanzata, sfidando le convenzioni sociali e i limiti biologici. Nel novembre 2010 ha dato alla luce la sua adorata figlia, Penelope Jane Charlotte, tramite inseminazione artificiale. Questa decisione ha suscitato molte polemiche e discussioni, soprattutto in Italia, dove il concetto di maternità a un'età più avanzata non era ancora pienamente accettato. Tuttavia, Gianna ha affrontato le critiche con la stessa determinazione che ha caratterizzato la sua carriera musicale, affermando che diventare madre è stata una delle decisioni più significative e gratificanti della sua vita. Oltre alla sua vita da madre, Gianna è sempre stata molto discreta riguardo alle sue relazioni sentimentali. Sebbene abbia avuto alcune relazioni note nel corso degli anni, ha sempre preferito mantenere questi aspetti lontani dai riflettori. Questa riservatezza ha alimentato ulteriormente la curiosità del pubblico e dei media, ma Gianna ha saputo proteggere efficacemente la sua vita privata, permettendo solo a pochi intimi di accedervi. La sua capacità di separare la vita pubblica da quella privata è stata una testimonianza della sua forza di carattere e del suo desiderio di mantenere uno spazio personale inviolato. Gianna ha anche affrontato numerose sfide personali, tra cui problemi di salute che l'hanno messa a dura prova. Nonostante questi ostacoli, ha sempre mostrato una resilienza straordinaria, utilizzando la musica come una forma di terapia e guarigione. Ogni canzone, ogni album, è stato un riflesso delle sue esperienze e delle sue emozioni, offrendo ai fan uno sguardo sincero e autentico nel suo mondo interiore. La relazione tra Gianna e Penelope è particolarmente significativa. Essendo una madre single, Gianna ha dovuto bilanciare la carriera e le responsabilità genitoriali, un compito non facile ma che ha affrontato con dedizione e amore. Ha sempre cercato di creare un ambiente stabile e amorevole per Penelope, proteggendola dall'attenzione dei media e permettendole di crescere il più possibile lontano dai riflettori. Gianna ha spesso parlato del profondo legame che la unisce a sua figlia, descrivendo Penelope come la luce della sua vita e la sua fonte di ispirazione continua. Un altro aspetto interessante della vita personale di Gianna è il suo impegno per i diritti civili e le cause sociali. Da sempre sostenitrice dei diritti delle donne e delle minoranze, Gianna ha utilizzato la sua piattaforma per promuovere l'uguaglianza e la giustizia. Questo impegno è emerso non solo attraverso la sua musica, ma anche attraverso il suo attivismo e le sue dichiarazioni pubbliche.
ha partecipato a numerosi eventi e campagne, dimostrando che la sua influenza va ben oltre il mondo della musica. Nonostante la fama e il successo, Gianna è rimasta una persona profondamente radicata nei suoi valori e nella sua famiglia. Ha sempre mantenuto un legame stretto con le sue origini toscane, traendo forza e ispirazione dalla sua terra natale. Questa connessione con le sue radici è evidente nella sua musica, che spesso riflette le tradizioni e la cultura della Toscana. Gianna Nannini è quindi non solo una figura pubblica di grande successo, ma anche una donna che ha vissuto la sua vita personale con passione, coraggio e integrità. La sua storia è un esempio di come sia possibile conciliare una carriera straordinaria con una vita privata ricca e soddisfacente, nonostante le difficoltà e le sfide lungo il percorso. Con Penelope al suo fianco, Gianna continua a ispirare milioni di persone con la sua musica e il suo esempio di vita. Penelope Jane Charlotte, figlia di Gianna Nannini, ha vissuto la sua infanzia e adolescenza avvolta da un'aura di riservatezza, una scelta deliberata da parte di sua madre per proteggerla dai riflettori incessanti del mondo dello spettacolo. Penelope, sin dai primi giorni della sua vita, è stata tenuta lontana dai media, con Gianna che ha adottato ogni precauzione per garantire che la sua crescita avvenisse in un ambiente il più possibile normale e sereno. Questo isolamento, se da un lato ha permesso a Penelope di vivere una vita lontana dalle pressioni della celebrità, dall'altro ha alimentato la curiosità di fan e giornalisti, ansiosi di sapere di più su di lei. Gianna Nannini, consapevole del prezzo della fama, ha sempre cercato di preservare la privacy di Penelope, comprendendo quanto fosse importante per sua figlia avere uno spazio personale inviolato. Nonostante la tentazione di condividere momenti della loro vita insieme, Gianna ha scelto di mantenere Penelope lontana dai social media e dalle interviste, un impegno che ha richiesto notevole disciplina e determinazione. Questa decisione non è stata sempre facile da mantenere, soprattutto in un'epoca in cui la vita privata delle celebrità è costantemente sotto osservazione. Durante la sua crescita, Penelope ha sperimentato le sfide tipiche di qualsiasi adolescente, ma con l'aggiunta della consapevolezza di essere la figlia di una delle più grandi star della musica italiana. Questo ha portato con sé un mix di emozioni. Da una parte l'orgoglio per il successo della madre, dall'altra il desiderio di costruire la propria identità, indipendentemente dalla fama familiare. Penelope ha sempre saputo di avere un grande patrimonio culturale e artistico, ma Gianna ha lavorato duramente per assicurarsi che sua figlia non sentisse il peso delle aspettative del pubblico. Il silenzio di Penelope è stato anche una forma di autodifesa. Crescere nell'ombra di una figura pubblica così influente può essere travolgente, e la giovane ha trovato conforto nella tranquillità della vita privata. Lontano dai riflettori, Penelope ha potuto sviluppare i propri interessi e talenti senza la pressione di dover soddisfare le aspettative del pubblico. Ha frequentato scuole lontane dal clamore mediatico, dove ha potuto formare legami genuini con i suoi coetanei e insegnanti, vivendo un'infanzia il più possibile normale. Nonostante l'attenzione mediatica costante, Penelope ha dimostrato una maturità straordinaria nel gestire la sua condizione. Ha ereditato dalla madre non solo il talento musicale, ma anche la forza di carattere e la determinazione. Queste qualità l'hanno aiutata a navigare attraverso le difficoltà e le complessità della sua situazione unica. Il supporto di Gianna è stato fondamentale in questo processo. La cantante ha sempre incoraggiato Penelope a seguire i propri sogni e passioni, offrendo guida e sostegno senza imporre il proprio successo come modello da emulare. Il momento in cui Penelope ha deciso di rompere il silenzio è stato significativo. Dopo anni di riservatezza, la giovane ha scelto di condividere la sua storia, non solo per raccontare la sua esperienza personale, ma anche per ispirare altri giovani che possono trovarsi in situazioni simili. La sua decisione di parlare pubblicamente è stata accolta con sorpresa e ammirazione, mostrando una maturità e una consapevolezza rara per la sua età. Penelope ha raccontato delle difficoltà di crescere sotto l'ombra della fama, ma anche della forza che ha trovato nel sostegno della madre e nella propria resilienza. Le sue parole hanno risuonato profondamente con molti, dimostrando che dietro la facciata della celebrità c'è una giovane donna con sogni, paure e speranze. Penelope ha parlato della pressione di essere associata costantemente alla carriera della madre, ma anche della libertà che ha trovato nel perseguire i propri interessi. Ha menzionato il suo amore per la musica, ereditato da Gianna, ma ha anche sottolineato l'importanza di trovare il proprio percorso. La decisione di Penelope di aprirsi al mondo ha segnato un nuovo capitolo nella sua vita. Non più solo la figlia di Gianna Nannini, ma una giovane donna pronta a scrivere la propria storia. La sua testimonianza ha offerto uno sguardo intimo e autentico sulla vita dietro le quinte di una famiglia famosa, rivelando la complessità e le sfumature di un'esperienza vissuta in bilico tra due mondi, quello della notorietà e quello della normalità. In definitiva, il silenzio di Penelope è stato un atto di protezione e autodifesa, ma anche una preparazione per il momento in cui sarebbe stata pronta a condividere la sua verità. La sua storia è una testimonianza di resilienza e forza,
un esempio di come sia possibile trovare la propria voce anche quando si cresce sotto l'ombra di una grande icona. La sua apertura ha dato a tutti noi una lezione di coraggio e autenticità, dimostrando che la vera forza risiede nella capacità di essere se stessi, indipendentemente dalle circostanze esterne. La rivelazione di Penelope e Jane Charlotte Nannini ha colto di sorpresa non solo il pubblico italiano, ma anche i fan internazionali di Gianna Nannini. Dopo anni di silenzio e di vita lontano dai riflettori, Penelope ha deciso di condividere la sua esperienza in un'intervista esclusiva, offrendo al mondo un raro sguardo sulla sua vita privata e sulla sua relazione con la celebre madre. La giovane ha parlato con una maturità sorprendente, dimostrando di avere ereditato non solo il talento musicale di Gianna, ma anche la sua forza interiore e la capacità di comunicare con il cuore. Penelope ha rivelato che, nonostante l'amore e la protezione della madre, la sua infanzia è stata segnata da momenti di solitudine e incomprensione. Crescere come figlia di una superstar non è stato facile. Il peso delle aspettative e il costante confronto con la carriera di Gianna hanno spesso generato in lei un senso di inadeguatezza. Ha raccontato di aver sentito fin da piccola l'obbligo di dimostrare di essere all'altezza del nome che portava, un fardello che ha influenzato profondamente la sua crescita personale. La rivelazione di Penelope non si è limitata alle sfide emotive e psicologiche. Ha anche condiviso momenti di grande felicità e orgoglio, ricordando le sere passate dietro le quinte dei concerti di sua madre, dove ha potuto assistere in prima fila alla magia delle esibizioni di Gianna. Quei momenti hanno alimentato in lei una passione innata per la musica, un legame indissolubile che ha sempre sentito pulsare nelle sue vene. Penelope ha parlato di come Gianna le abbia trasmesso non solo l'amore per la musica, ma anche i valori fondamentali di autenticità, impegno e rispetto per il pubblico. Un altro aspetto toccante della rivelazione di Penelope è stato il suo racconto delle difficoltà nel conciliare la vita privata con l'ombra della celebrità materna. Ha descritto come, nonostante gli sforzi di Gianna per proteggerla, sia stata spesso al centro dell'attenzione mediatica, con paparazzi e giornalisti sempre pronti a catturare ogni suo passo. Questo ha reso difficile per Penelope stabilire relazioni genuine con i suoi coetanei, poiché molti erano attratti più dalla sua connessione con Gianna che dalla sua persona. Penelope ha anche affrontato il tema della sua identità e della ricerca di un percorso personale distinto da quello della madre. Ha raccontato di aver attraversato una fase di ribellione durante l'adolescenza, in cui ha cercato di allontanarsi dal mondo della musica per esplorare altre passioni e interessi. Tuttavia, ha scoperto che la musica era una parte intrinseca di sé, una forza che non poteva ignorare. La sua rivelazione ha mostrato una giovane donna che ha lottato per trovare il proprio posto nel mondo, accettando infine che la sua eredità musicale fosse non solo un peso, ma anche un dono prezioso. Penelope ha anche parlato apertamente del suo rapporto con Gianna, descrivendolo come un legame profondo e complesso. Ha sottolineato come sua madre sia stata non solo una figura di riferimento, ma anche una confidente e una guida. Nonostante le sfide e le difficoltà, Penelope ha espresso gratitudine per l'amore incondizionato e il sostegno che Gianna le ha sempre offerto. La loro relazione, seppur imperfetta, è stata un pilastro fondamentale nella sua vita, un esempio di come l'amore familiare possa superare qualsiasi ostacolo. La rivelazione di Penelope ha avuto un impatto significativo anche sul pubblico. Molti fan hanno apprezzato la sua onestà e il suo coraggio nel condividere aspetti così intimi della sua vita. Le sue parole hanno risuonato profondamente, offrendo una nuova prospettiva sulla figura di Gianna Nannini e sul prezzo della celebrità. Penelope è diventata un simbolo di resilienza e autenticità, dimostrando che è possibile trovare la propria voce anche nelle circostanze più difficili. Oltre alle sue esperienze personali, Penelope ha espresso il desiderio di seguire le orme della madre nel mondo della musica. Ha rivelato di aver iniziato a scrivere le proprie canzoni e di essere pronta a condividere la sua musica con il mondo. Questo annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che attendono con impazienza di scoprire il talento di Penelope e di vedere come riuscirà a ritagliarsi il proprio spazio nel panorama musicale. Infine, Penelope ha concluso la sua rivelazione con un messaggio di speranza e ispirazione per tutti i giovani che si trovano a dover affrontare sfide simili. Ha incoraggiato coloro che sentono il peso delle aspettative a non arrendersi mai e a cercare sempre la propria verità. Le sue parole hanno offerto conforto e motivazione, dimostrando che, nonostante le difficoltà, è possibile trovare la propria strada e realizzare i propri sogni. La rivelazione di Penelope e Jane Charlotte Nannini ha segnato un momento di svolta nella sua vita e nella percezione pubblica della sua figura. Ha mostrato al mondo non solo le difficoltà di crescere come figlia di una leggenda della musica, ma anche la bellezza di abbracciare la propria identità e di trovare forza nelle proprie passioni. Con il suo coraggio e la sua determinazione, Penelope ha aperto una nuova pagina della sua storia, pronta a costruire il proprio futuro con la stessa passione e autenticità che hanno caratterizzato la carriera di sua madre.
La reazione del mondo alle rivelazioni di Penelope e Jane Charlotte Nannini è stata immediata e travolgente. La notizia che la figlia di Gianna Nannini avesse finalmente deciso di parlare apertamente della sua vita ha fatto rapidamente il giro dei media, catalizzando l'attenzione di fan, giornalisti e critici. Le dichiarazioni di Penelope hanno suscitato un'ondata di emozioni, con reazioni che variano dall'ammirazione e rispetto alla sorpresa e alla curiosità. Molti fan di Gianna Nannini hanno espresso il loro sostegno e affetto per Penelope, riconoscendo il coraggio necessario per rompere il silenzio e condividere la sua storia personale. Le piattaforme social si sono riempite di messaggi di incoraggiamento e ringraziamento per la giovane, lodando la sua sincerità e la sua forza d'animo. Questo affetto collettivo ha mostrato quanto sia profondo il legame tra Gianna, Penelope e il loro pubblico, evidenziando il rispetto e l'ammirazione che i fan nutrono non solo per l'artista, ma anche per la donna e la madre. I media hanno dedicato ampi spazi alle rivelazioni di Penelope, analizzando ogni dettaglio delle sue parole e offrendo diverse interpretazioni delle sue esperienze. Gli articoli di giornale, le interviste televisive e i talk show hanno discusso le implicazioni delle sue dichiarazioni, esaminando il rapporto tra la fama, la privacy e la crescita personale. Molti hanno sottolineato l'importanza del messaggio di Penelope, vedendola come un esempio di resilienza e autenticità in un mondo spesso dominato dalle apparenze e dalle aspettative irrealistiche. Le reazioni non si sono limitate solo all'Italia. La fama internazionale di Gianna Nannini ha fatto sì che le parole di Penelope trovassero eco in tutto il mondo. Riviste di musica, blog e siti di notizie di diversi paesi hanno riportato la sua storia, amplificando ulteriormente l'impatto delle sue rivelazioni. Questo ha permesso a Penelope di raggiungere un pubblico ancora più vasto, portando la sua esperienza e il suo messaggio a persone di diverse culture e background. Nel mondo della musica, molti artisti e colleghi di Gianna Nannini hanno espresso il loro sostegno a Penelope. Cantanti, musicisti e personalità dello spettacolo hanno lodato la giovane per la sua trasparenza e il suo coraggio, riconoscendo quanto possa essere difficile per un figlio di celebrità trovare la propria voce. Alcuni hanno condiviso le loro esperienze personali, creando un dialogo aperto e sincero su temi come la pressione della fama, la ricerca dell'identità e il valore della privacy. Le parole di Penelope hanno anche stimolato una riflessione più ampia sulla società contemporanea e sulla gestione della vita privata delle celebrità. Molti hanno criticato la tendenza dei media a invadere la privacy delle figure pubbliche e delle loro famiglie, sottolineando la necessità di rispettare i confini personali. Questa discussione ha portato a un maggiore consapevolezza sull'importanza di proteggere la sfera privata, specialmente quando si tratta di bambini e adolescenti che non hanno scelto di essere sotto i riflettori. In ambito psicologico, le rivelazioni di Penelope hanno acceso un dibattito sui figli delle celebrità e le sfide uniche che devono affrontare. Psicologi e esperti di sviluppo hanno discusso l'impatto della fama dei genitori sulla crescita e sul benessere dei figli, esplorando le dinamiche familiari e le strategie per supportare i giovani in queste circostanze. Le parole di Penelope hanno offerto un prezioso contributo a queste discussioni, fornendo un punto di vista autentico e diretto su un tema complesso e spesso poco compreso. Penelope ha anche attirato l'attenzione di organizzazioni e movimenti per i diritti dei bambini, che hanno visto nelle sue rivelazioni un'opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti alla privacy e al rispetto dei minori. Le sue parole hanno rafforzato l'importanza di proteggere i bambini dalle pressioni mediatiche e di garantire loro un ambiente di crescita sano e sicuro. Questi gruppi hanno elogiato Penelope per la sua decisione di parlare, vedendola come una voce potente e influente nella promozione del benessere dei giovani. Nonostante l'enorme attenzione mediatica, Penelope ha mantenuto un atteggiamento equilibrato e riflessivo. Ha continuato a sottolineare l'importanza della sua famiglia e del sostegno ricevuto da Gianna, ribadendo che il suo obiettivo principale è sempre stato quello di condividere la sua verità in modo onesto e autentico. La sua capacità di gestire la situazione con grazia e maturità ha ulteriormente consolidato la sua immagine pubblica come una giovane donna forte e determinata. La reazione del mondo alle rivelazioni di Penelope ha dimostrato quanto sia potente la verità personale e quanto possa ispirare e influenzare gli altri. Le sue parole hanno toccato le corde più profonde di molte persone, creando un ponte di empatia e comprensione tra la sua esperienza unica e le vite di coloro che l'hanno ascoltata. In un mondo spesso dominato dal rumore e dalla superficialità, la voce di Penelope ha risuonato con chiarezza e autenticità, offrendo un messaggio di speranza e resilienza che continuerà a ispirare per molto tempo. Le rivelazioni di Penelope e Jane Charlotte Nannini rappresentano un capitolo significativo nella sua vita e nella storia della sua famiglia. Hanno aperto nuove prospettive e stimolato importanti riflessioni, dimostrando che la condivisione della propria verità può avere un impatto profondo e duraturo. La sua storia è un esempio potente di come la vulnerabilità e l'onestà possano diventare strumenti di forza e ispirazione, non solo per coloro che sono direttamente coinvolti,
ma anche per il pubblico globale che ha seguito la sua vicenda con attenzione e affetto. Il futuro di Penelope e Jane Charlotte Nannini appare luminoso e ricco di possibilità. Dopo aver rotto il silenzio con le sue rivelazioni, Penelope ha ricevuto un'ondata di sostegno e affetto da parte del pubblico, dei fan di sua madre e di molte personalità del mondo dello spettacolo. Questo sostegno ha rappresentato una base solida su cui Penelope può costruire il suo percorso personale e professionale, libero dal peso delle aspettative e con la consapevolezza della propria forza e autenticità. Penelope ha sempre avuto una passione per la musica, una passione che è cresciuta insieme a lei e che ora si prepara a esplorare in modo più approfondito. Con la sua naturale inclinazione artistica e il talento ereditato da Gianna, Penelope ha già iniziato a scrivere le sue canzoni e a lavorare su progetti musicali che riflettono la sua identità unica. Il suo stile, sebbene influenzato dall'eredità della madre, promette di essere originale e innovativo, con testi che parlano delle sue esperienze personali e delle sfide che ha affrontato crescendo sotto l'ombra della fama. Uno dei principali obiettivi di Penelope è quello di trovare la sua voce nel mondo della musica. Non vuole essere conosciuta solo come la figlia di Gianna Nannini, ma come un'artista indipendente con la sua propria visione e messaggio. Questo desiderio di autonomia artistica è stato uno dei motivi che l'hanno spinta a rompere il silenzio e a condividere la sua storia. Penelope vuole che il pubblico la conosca per chi è veramente, con tutte le sue sfumature e complessità, e non solo per la sua connessione con una leggenda della musica italiana. Penelope ha anche espresso interesse per altre forme di espressione artistica. Ha parlato del suo amore per la pittura e la fotografia, passioni che ha coltivato in silenzio e che ora è pronta a esplorare pubblicamente. Queste forme d'arte le permettono di esprimere le sue emozioni e i suoi pensieri in modi diversi, offrendo al pubblico ulteriori spunti per comprendere la sua personalità e il suo mondo interiore. La versatilità artistica di Penelope è una delle sue caratteristiche più affascinanti e promette di renderla una figura poliedrica nel panorama culturale contemporaneo. Oltre alla carriera artistica, Penelope è determinata a utilizzare la sua visibilità per cause sociali che le stanno a cuore. Ha parlato della sua intenzione di sostenere organizzazioni che si occupano di diritti dei bambini e della necessità di proteggere la privacy dei minori, temi che le sono particolarmente cari vista la sua esperienza personale. Penelope vuole essere una voce per coloro che non possono esprimersi, utilizzando la sua piattaforma per sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni importanti e per promuovere il cambiamento sociale. Un altro aspetto importante del futuro di Penelope riguarda la sua educazione. Nonostante le sue aspirazioni artistiche, Penelope ha sempre dato grande importanza agli studi e alla formazione. Ha parlato della sua volontà di continuare a imparare e di approfondire le sue conoscenze in vari campi, dalla psicologia alla filosofia, per arricchire ulteriormente il suo bagaglio culturale e personale. Penelope vede l'istruzione come un mezzo fondamentale per comprendere meglio il mondo e per contribuire in modo significativo alla società. Penelope ha anche espresso il desiderio di viaggiare e di conoscere altre culture. Crede che l'esposizione a diverse realtà possa ampliare i suoi orizzonti e ispirare la sua arte. Viaggiare le permetterà di incontrare persone nuove, di confrontarsi con esperienze diverse e di crescere come individuo. Questo desiderio di esplorazione è in linea con la sua natura curiosa e aperta e rappresenta un'altra dimensione del suo futuro potenziale. Nonostante tutte queste ambizioni, Penelope non dimentica mai l'importanza della famiglia e delle radici. Ha un profondo legame con sua madre Gianna e con il resto della sua famiglia e intende mantenere e coltivare questi rapporti nel tempo. La famiglia è stata un pilastro fondamentale nella sua vita, fornendole il supporto e l'amore necessari per affrontare le sfide e per realizzare i suoi sogni. Penelope vuole assicurarsi che questo legame rimanga forte e significativo, indipendentemente dalla direzione che prenderà la sua carriera. Infine, Penelope guarda al futuro con ottimismo e determinazione. Sa che il percorso non sarà sempre facile e che ci saranno ostacoli da superare, ma è pronta a affrontarli con coraggio e resilienza. La sua esperienza finora le ha insegnato l'importanza di rimanere fedele a se stessa e ai propri valori, e questo sarà il faro che guiderà le sue scelte future. Penelope è consapevole del suo potenziale e delle opportunità che ha davanti a sé, e intende sfruttarle al massimo per costruire una vita piena di significato e soddisfazioni. In conclusione, il futuro di Penelope e Jane Charlotte Nannini è pieno di promesse e di possibilità. Con la sua passione per la musica e l'arte, il suo impegno per le cause sociali, il suo desiderio di conoscenza e il suo legame con la famiglia, Penelope è pronta a intraprendere un viaggio unico e straordinario. Le sue rivelazioni hanno già avuto un impatto significativo e il mondo aspetta con impazienza di vedere quali altre sorprese e ispirazioni ci riserverà il suo cammino. Penelope rappresenta una nuova generazione di artisti e attivisti, e il suo futuro è destinato a essere luminoso e influente. La storia di Penelope ci ricorda con forza che, indipendentemente dalla fama e dal successo, tutti affrontiamo sfide uniche.
Gianna Nannini e sua figlia ci hanno dimostrato che, con amore e sostegno, è possibile superare ogni ostacolo. E noi, come fan, siamo entusiasti di vedere cosa riserva il futuro a questa giovane talentuosa. Grazie per la visione. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di mettere mi piace, condividere e iscriverti al canale per altre storie sorprendenti. Al prossimo!